Bentornati a tempi supplementari, siamo nei secondi tempi supplementari, nei secondi 15 minuti, gambe un po' imballate, ma proviamo a non solo a parlare della crisi, ma anche a cantare della crisi. E domanderemo al nostro ospite graditissimo se si può veramente definire, soprattutto come si può ballare e cantare sulla crisi, con il singolo Crisi Superstar. Do il benvenuto all'autore e al cantante di questa simpaticissima canzone, Marco Di Noia. Benvenuto Marco! Grazie, ciao a tutti! Marco, allora, origini pugliesi le abbiamo già dichiarate, le dichiaro io in questo momento, sei originario di Trinitapoli da parte, insomma, familiare, quindi è un gradito ritorno del talento in Puglia. Noi ci interessiamo sempre molto del talento fatto in casa. Ma questa crisi può essere definita superstar e soprattutto è anche un modo per esorcizzarla? Ma allora, io devo dire che ho preso una clamorosa topica, dato che ho definito la crisi la superstar di questa epoca, pensando che fosse l'argomento più discusso, ma Google alla mano, sì. Se io inserisco crisi in Google, non mi dire cosa esce, perché escono fuori quasi 60 milioni di risultati. E, però se io inserisco il nome di un politico italiano, non so se tu hai idea, no, di cosa può essere. Ma non lo diciamo, si chiama Silvio, ne vengono fuori 78 milioni. Perché è la frase ed è la parola che è più cliccata, più cercata. Quindi almeno il tema della puntata non l'ho sbagliato. Potenzialmente ho 60 milioni di spettatori oggi, Sì, ma Berlusconi ha più referenze di crisi, quindi ho sbagliato, non è crisi superstar, ma devo credere una canzone su Berlusconi superstar. Il concetto di crisi, allora, Marco, parliamone un po'. Crisi superstar, quindi non hai commesso una topica, forse hai centrato il problema. La parola crisi apre molte porte. Sì, beh, diciamo che ovviamente questa era una battuta data da ovviamente una notorietà che l'ex Presidente del Consiglio ha anche all'estero, invece la parola crisi è in italiano e non in inglese. Ma detto questo, sì, la canzone che ho scritto elenca tutti i tipi di crisi in modo ironico per provare a riderci sopra e esorcizzarla, perché o piangiamo o quantomeno proviamo a riderci. Io sono sempre per il meglio ridersi sopra. Una delle altre tematiche portate, diciamo, in auge dal mio brano è il fatto che siamo in un'epoca in cui sono i figli a dire ai padri: ai vostri tempi si stava meglio, mentre invece in passato c'era forse lo stereotipo del reduce di guerra che diceva al figlio ippio e capellone: ai miei tempi si stava peggio, beato te. Invece adesso siamo esattamente nella situazione opposta. Marco, uno dei problemi principali qual è? Le nuove generazioni hanno smesso di sognare, hanno smesso di credere in qualcosa. C'è un bellissimo documentario Luce, spesso e volentieri, documentario Luce che spesso e volentieri vanno su Rai 3, magari a prima mattina la domenica, dove c'è il racconto dei desideri di un giovane popolo italiano, tanti ragazzi che fanno le elementari o le medie e che raccontano cosa vogliono fare da grandi. Bene. A quei tempi si desiderava fare gli astronauti, perché la Luna aveva conquistato anche la fantasia. Oggi invece, se si fa la stessa domanda ai ragazzi che adesso frequentano le scuole elementari o medie, beh, nella maggior parte dei casi si chiede una vita serena, tranquilla, proprio come canta Tricarico. Non è questa la differenza sostanziale fra le diverse generazioni? Ma sì, beh, la musica, come diciamo, la musica, specialmente quella d'autore, ha come funzione quella di pungolare la realtà e la società. Diciamo una cosa, che tu hai detto che adesso i giovani non hanno più sogni e hanno meno ideali. C'è una riduzione delle prospettive. Sì, sicuramente sì, ma ci sono anche altri cambiamenti. Io ho visto qualche giorno fa un film in televisione, quello su Margaret Thatcher, con Meryl Streep, e una frase emblematica dice che un tempo si cercava di fare qualcosa di importante, adesso si cerca di essere importanti, e se ci pensiamo è vero. È assolutamente vero, è assolutamente vero, perché si è persa la dimensione del reale. Un tempo si scriveva il diario segreto, oggi appena ti fidanzi non lo scrivi nel diario ma devi postare le foto mentre stai limonando con la tua ragazza, e questa è la differenza, far sapere agli altri un qualcosa che potrebbe benissimo renderti felice. Eppure, forse, la vera felicità è far sapere agli altri qualcosa, è sentirsi importante per gli altri più che per se stessi.
Sì, è tutto immagine, e in un mondo dove l'immagine è importante, ora l'immagine sta diventando sempre più importante, tanto che, come tu hai detto, se io posto qualcosa su Facebook, la posto per snobismo nel significato primario del termine, cioè far vedere agli altri che sono qualcosa, anche se poi non lo sono realmente. Quindi effettivamente è così. A livello musicale, idem, è tutto sull'immagine, ma basta vedere la musica che va in televisione, i talent show che sono basati totalmente su dinamiche televisive, sull'immagine dei protagonisti che diventano famosi e vendono a prescindere dalla musica che fanno, ma più per l'amore che un pubblico televisivo nutre per il personaggio, appunto. Quindi In chiusura, Marco, tu sei favorevole o contrario al reality show, al talent show musicale che poi produce fenomeni musicali anche per Sanremo? C'è stata una polemica in questo, noi abbiamo avuto i Sonora che sono stati battuti veramente sul filo di lana, non parteciperanno a Sanremo, fuori anche Anna Oxa, ma abbiamo, al di là delle aspettative che erano ben diverse, anche personaggi che hanno partecipato a X Factor o che hanno avuto esperienze in altri reality televisivi, ad esempio sulle reti Mediaset o su Sky. Sei favorevole o contrario? ma io, allora, io credo che i talent show siano ottimi a sfornare interpreti, siano meno, assolutamente meno efficienti per quel che riguarda la musica d'autore e i cantautori, anche perché, voglio dire, io non mi immaginerei un De André, un Guccini, un Dalla mettersi la maglietta della sfida di amici piuttosto che fare delle coreografie particolari, sinceramente no. Quindi io penso che attualmente manchi la democrazia dell'offerta, abbiamo soltanto un'offerta che è quella pop, neomelodica e appunto da talent, manca tutto il resto dell'offerta italiana che esiste ma che non ha questi canali di diffusione. Quindi non sono contrario al talent show In in sé, sé. ma sono contrario al fatto che ci siano soltanto i talent show, quello sì. Beh, allora proviamo a cantarci un po' su. Crisi Superstar è il singolo di Marco Di Noia. Grazie ancora Marco per essere stato qui a Telebari a tempi supplementari. So che ti abbiamo shippato alla stampa, quindi siamo ancora più felici. Buona serata, alla prossima. Ciao Marco, pubblicità, torniamo subito.